Taranto supera il Marcianise nelle semifinali playoff e accede alla finale che si giocherà mercoledì prossimo sempre allo Iacovone contro il Monopoli, che ha vinto l'altra semifinale in trasferta contro la Turris. È stata una partita emozionante, ricca di gol. Taranto 3, Marcianise 2. La formazione mandata in campo da Papagni dall'inizio deve rinunciare a ben 5 titolari: Ciarcià, Clemente, D'Angelo e Carrodo squalificati, ai quali si aggiunge anche Viscuso, infortunato, utilizzato part time, va in panchina. Il Taranto gioca con il 3-5-2, Muvanà davanti alla difesa 3 composta da Prosperi, Pulci e Riccio, mentre il centrocampo del Taranto si avvale sugli esterni di Mignogna a destra, Picascia a sinistra. Menicozzo viene utilizzato nel ruolo di centrocampista aggiunto insieme con Migoni, lì davanti a far da tandem d'attacco Balistreri, Molinari. La partita vede subito il Taranto in avanti al secondo minuto con un diagonale di Menicozzo che impegna severamente il portiere in bimbo, che riesce a bloccare il pallone. Dopo 5 minuti ancora Menicozzo, sempre dalla destra, fa partire un tiro cross velenoso con il pallone che si spegne sull'esterno della rete. Prima della gara c'è stato un momento in cui è stato ricordato Antonello Sibilla, che proprio oggi avrebbe festeggiato il suo 41esimo compleanno, un ultra del Taranto mai dimenticato dalla curva nord. Al 13esimo Migoni arriva con la testa con un attimo di ritardo sul cross che giungeva dalla tre quarti. Il Taranto sblocca il risultato al 27esimo, c'è un'azione insistita in area di rigore giallo-verde con Molinari che mette in mezzo il pallone. La difesa allontana corto, Migoni entra in contatto con Posillipo, il direttore di gara, il signor Dionisi dell'Aquila, indica il dischetto. Davanti a circa 5.000 spettatori, 4.900 i paganti, Molinari si incarica della battuta e porta il Taranto in vantaggio nel tripudio generale al 27esimo, Taranto 1, Marcianise 0. La formazione di Foglia Manzillo risponde al 32esimo con un raso terra da fuori area di Vitiello, parato a terra da Masserano. Il Taranto poi a 10 minuti di grande spessore raddoppia al 34esimo direttamente sul primo calcio d'angolo della partita in favore dei rossoblù. Mignogna, che non segnava in casa dal gennaio del 2013 quando fece gol al Bisceglie, cioè un anno e quattro mesi, batte in bimbo che nella circostanza non è parso in buona forma proprio sotto la curva nord. Taranto 2, Marcianise 0. Il Taranto staziona quasi costantemente lì nell'area di rigore dei campani e va vicinissimo al 3-0. Tre minuti più tardi, con un'azione prolungata in area di rigore marcianisana, colpo di testa di Balistreri da distanza ravvicinata, palla che sbatte sul palo. Al 39esimo ancora un colpo di testa di Balistreri, il pallone termina di poco fuori il cross, era stato di Picascia. Con il Taranto nettamente e meritatamente in vantaggio per 2-0 si chiude il primo tempo. Nella ripresa all'ottavo c'è un cross di Mignogna dalla riga di fondo, Balistreri viene anticipato da Posillipo proprio al momento della battuta a rete. Al 13esimo il primo cambio che forse un po' cambia la partita. Esce Molinari, applauditissimo anche questa volta, al suo posto in campo Viscuso. E allora Mignogna va a fare l'attaccante insieme con Balistreri, mentre Viscuso va ad occupare la corsia di destra. Al 16esimo Marcianise si fa pericoloso con un cross di Gerardi, buona la presa a terra di Masserano, ma il gol del Marcianise giunge tre minuti dopo, paradossalmente da una palla del Taranto persa a centrocampo da Menicozzo che non si intende con Migoni. Vitiello imposta sulla destra per Teneriello, il cross di quest'ultimo per il colpo di testa del più giovane in campo, il classe 95 di Ronza, che batte Masserano 2-1, partita riaperta. A questo punto Papagni corre ai ripari, fa entrare forze fresche, il Taranto stava giocando con 5 juniores, dentro Vivacqua, fuori Migoni. Al 27esimo la partita diventa decisamente in salita per il Taranto, che si è visto dimezzare lo svantaggio poco prima, viene espulso Pulci per un fallo ai danni di un avversario lanciato a rete. Il Taranto in 10 arretra ulteriormente il baricentro. Prova a rimediare il tecnico rossoblù, toglie Mignogna, un attaccante per Miale, difensore centrale, la difesa rossoblù si dispone a 4 con Riccio e Miale centrali, Prosperi a sinistra, mentre a destra va a giocare Viscuso. Il Taranto nel momento più difficile della partita riesce però a riportarsi
con due gol di vantaggio grazie a Riccio, improvvisa, violenta sventola di destro che sorprende il portiere in bimbo e fa esplodere i circa 5.000 dello Iacovone. Taranto 3, Marcianise 1. Il tecnico Fogliamanzillo a questo punto manda in campo Dan al posto di Gerardi, una soluzione tattica che darà ancora più spessore all'attacco dei campani, che riescono a riaprire la partita a un minuto dalla fine. Il cross dalla destra di Viola trova sul secondo palo Iada Resta che insacca indisturbato. Taranto 3, Marcianise 2. A questo punto ci sono 3 minuti di recupero da giocare, nel corso dei quali il Taranto ci mette in campo cuore e volontà e, nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Pulci, riesce a portare a casa il 3-2, che significa qualificazione senza ricorrere ai supplementari. E mercoledì si torna in campo qui allo Iacovone contro il Monopoli. Anche in quella occasione la partita sarà ad eliminazione diretta.